Ciao a tutti amici di Planet Win 365, siamo con il nostro portacolori Eros Nastasi in una pausa di un torneo delle WSOP. Allora Eros, come stiamo? Ciao a tutti, ciao. E come stiamo andando prima di tutto? Come sta andando questa tua prima settimana o 10 giorni che sei qui a Vegas? Fino adesso i tornei non sono andati benissimo, ho fatto un solo ETM, 79esimo su 1000 X players. Diciamo che questo approccio con queste WSOP non è quello che mi aspettavo, che si può fare di meglio, però anche se le strutture sono un po' meglio dell'anno scorso, perché lo stack al posto di essere 1 a 3, cioè che il buy-in, lo stack è 3 volte il buy-in l'anno scorso e 5 volte quest'anno, cioè dovrebbe essere un po' meglio. Ancora ho avuto delle difficoltà per quanto riguarda il mio gioco, nel senso che difficilmente ho avuto delle deep run da poter sfruttare, tranne che il primo evento dove ho fatto 79esimo. Ok, oltre al poker, cosa fai qui a Las Vegas per gli amici di Planet Win 365 che ti seguono? Quali sono le cose più divertenti che fai qui in questa città di sogni? Qui c'è tanto da fare, ci sono i pool party, ci sono le discoteche, cioè c'è sempre qualcosa da fare qui a Vegas. Diciamo che mi sono concentrato molto sulle WSOP e finora sono uscito solamente un sabato sera. Ho fatto solamente una serata insieme a tanti altri amici italiani, ci siamo divertiti, eravamo all'Encore, al Surrender. Qui c'è tanto da fare, però sinceramente sono venuto qui per giocare le WSOP e per inseguire quel sogno lì da mettere al polso. Tu giochi anche a Poker Cash Game qui a Las Vegas? Sì, sto giocando Cash Game, ho provato a giocare a Rio, ho provato a giocare a Venetian, qualcosina lì si Volevo riesce a fare. chiederti, Eros, per gli amici di Planet 365, se dovessi scegliere tu un albergo dove far soggiornare uno dei nostri lettori, dove lo faresti soggiornare qui a Vegas? Sicuramente il Bellagio è il top di quello che si può avere a Las Vegas. Certo che per un fattore comodità il Rio, per quanto riguarda gli eventi WSOP, è un po' più fattibile, nel senso che essendo che gli eventi sono qua, sai, spostarti sempre, ci sono tante file ogni volta nei taxi, se lo devi fare 2, 3, 4 volte al giorno, devi contare una spesa di almeno $10 da qualsiasi hotel tu sei in zona, diciamo strip, per arrivare al Rio, e non so per quanto, se stai un mese e lo devi prendere 4, 3, 5, 6 volte al giorno, diventa un attimo una cosa Dispendiosa. sì, dispendiosa. E poi tra l'altro, ripeto, c'è tanta fila, perciò tra un evento e l'altro, da una cosa e l'altra, hai bisogno di qualcosa, di andare in camera, è un po' difficile. Ultima domanda, come si mangia qui a Las Vegas? Ti manca la tua Sicilia oppure no? La mia Sicilia, ma anche in qualsiasi posto del mondo io vado, perché penso che una cosa da invidiare sicuramente la nostra cucina. Però qui a Las Vegas, certo, se selezioni bene ci sono i posti dove puoi mangiare discretamente bene e allora paghi qualcosina in più. Posti come ad esempio, non so, nei buffet o nelle poker kitchen come c'è qui a Rio, giustamente ci sono le cose più semplici e come si può dire, meno Più internazionali. Va fantasiose possibili, più internazionali, esatto. bene, Eros. Allora, noi ti seguiremo naturalmente fino alla fine delle WSOP e speriamo In qualche naturalmente deep run. in qualche deep run e soprattutto ti faccio un bocca al lupo da tutti i nostri lettori. Ciao, Eros, Grazie, grazie. Ciao, grazie. ciao, 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 ciao.